Teatro Civile Festival, siamo all'ottava edizione. Come sapete, per 6 volte noi siamo andati in scena d'estate. Ormai questa è la seconda volta che andiamo in scena d'inverno. La scelta è voluta perché noi crediamo che il teatro si possa degustare bene d'inverno, ma anche perché nel nostro territorio vogliamo fare qualcosa per destagionalizzare. Troppe cose d'estate, ad agosto non si capisce niente, c'è un affollamento, abbiamo l'imbarazzo della scelta, poi per tutto l'anno non c'è niente. Per cui cercheremo di mantenere l'appuntamento invernale col Teatro Civile Festival. Ha ritenuto di avviare un procedimento grave, che è quello di mettere sotto inchiesta l'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo per presunte infiltrazioni mafiose. Siccome noi facciamo un Teatro Civile Festival, siamo Legambiente, non possiamo ignorare i fatti della storia che ci toccano da vicino. Chiaramente noi speriamo che la commissione che sta accedendo agli atti e sta facendo il suo lavoro poi ci dica che non siamo governati da istituzioni malsane, da istituzioni infiltrate. Però ecco, il nostro è un tentativo, un'incursione, noi vogliamo essere un'infiltrazione antimafiosa. In beni confiscati alla mafia di Cerignola e producono Vincenzo con la sua cooperativa, Vincenzo Olio e Pietro invece le olive, la bella di Cerignola che per l'occasione si chiama Brutta. Noi come cooperative per l'attività che realizziamo non facciamo prodotti, ma siamo un prodotto e siamo un prodotto di una visione, e questa visione è una visione lontana nella storia di questo paese, e nasce proprio in Sicilia, nasce da una persona che ha lottato al fianco di Placido Rizzotto, di cui ascolterete la storia stasera, che era Pio La Torre. Pio La Torre, prima nella sua attività di sindacalista e poi nella sua attività di parlamentare del Partito Comunista, ha una intuizione straordinaria da uomo che conosce la mafia. Comprende subito che la maniera per minare le basi delle organizzazioni mafiose e attaccare i patrimoni. Più la storia della mafia quando diventa sollazzo di chi si deve riempire i polmoni dicendo la mafia, no, a me interessa la storia dell'antimafia quando si concretizza sulla mia strada, sulla mia terra, per realizzare il sogno di Pio La Torre. Noi stiamo cercando di concretizzare quel sogno e ce ne portiamo l'onere e l'onore. Adesso, tornando alla concretezza di quello che stiamo facendo stasera, voi vedete dei prodotti lì sopra. Quei prodotti sono frutto del lavoro di persone che tutto l'anno hanno coltivato quei terreni, e vedete lì l'olio e le olive. Le olive hanno una particolarità, nel senso che quest'anno troverete le brutte di Cerignola, perché nel penultimo raccolto ci è andata molto male, c'è stata una grandinata che ha distrutto l'intero raccolto, e normalmente la procedura è prendere quelle olive e andarle a molire, ma per noi è una sconfitta, perché l'oliva, come l'olio, non sono soltanto dei prodotti da vendere, ma rappresentano tutto quello che noi pensiamo, tutto quello in cui noi crediamo. È, come dire, una materializzazione di quello che siamo attraverso un prodotto. Che gestisce un bene confiscato, la mafia, da noi ribattezzato Terraout. Terraout che richiama evidentemente Radio Out di Peppino Impastato, e il nostro sogno, il nostro obiettivo, il nostro lavoro quotidiano si ispira proprio all'impegno che ha profuso Peppino Impastato nella sua seppur breve vita, però insomma ha lavorato tanto per lottare appunto contro la mafia, per creare un'antimafia sociale, quella che a volte manca, no? Appunto si parla sempre di mafia, l'antimafia, quella che molto spesso latita. Un piccolo buio, solo la luce delle stelle riusciva a farsi spazio. Li guardavo negli occhi, li fissavo senza parlare, ero spaventata, perdutamente spaventata. Non sapevo quelli cosa volessero da me. Iniziarono a picchiarmi, a fare domande strane sul mio ragazzo. Dicevano che era un criminale, uno del clan avversario. Volevano sapere dove lo potevano trovare. Avresti potuto dirglielo e dubitare di me. Beh, il nostro amore valeva più di qualche schiaffo sporco di coca. Le prendevi in silenzio, rispondendo a tono ad ogni loro domanda.
ti prendevano per i capelli e tu non parlavi, non facevi altro che fissarli negli occhi, e l'odio bolliva nelle tue pupille. Ti hanno messo contro un muro, già sapevi cosa volevano fare. Nemmeno per un secondo nella tua mente è passata l'idea che io potessi essere uno di loro, uno di quelli che impugnava un ferro, e adesso te lo puntava alla fronte. Il grido fece scattare il grilletto dritto in fronte, un cerchio perfetto. Solo 3 o 4 gocce di sangue hanno sporcato il tuo volto pietrificato. Ti accasciasti lentamente, scivolando contro il muro. Ti presero come un sacchetto di immondizia. Uno di loro disse: metti questa puttana nella macchina e bruciala. Così fece il più piccolo dei 3. di una persona tosta si dice: è un osso duro, bravo. C'è anche l'accezione fiscale, ridotti all'osso. Ridotti all'osso, l'accezione fiscale, questa mi mancava, la aggiungerò da oggi in poi. E poi da noi, per esempio, far morire di invidia qualcuno si dice: facci mangiare l'ossa, fagli mangiare le ossa. Oppure gli anziani, quando parlano della morte, dicono: me vai a riposare l'ossa, come se a un certo punto carni, nervi, muscoli non contassero più nulla delle sue possibilità. Mentre nel villaggio la conoscevano tutti, perché lei sapeva i rimedi degli antichi. Se uno ci aveva mal di testa, andava da Piazza Santa, lei versava l'olio un gatto, lo girava con le dita e diceva: sai, Giovannino, da questa lei non ci sono vista questa, ritirate solo e mettete la regione come sapete da un altro signore. In poco tempo quella persona ci spariva il mal di testa.